Io volevo parlarvi della Sea-Watch perché sono basita come la signorina Carola, una signorina che ha stracciato le nostre leggi, ha assolutamente violato i nostri confini, ha tentato di speronare la barca, la nave della Guardia di Finanza e ancora oggi viene trattata con i guanti bianchi. Ma questo è un mondo che va al contrario. Dobbiamo farci sentire perché qua è in atto una distruzione intellettuale dove si negano dei principi fondamentali come quello della legalità. E poi abbiamo un professore come Gervasoni che condivide le parole del nostro leader Giorgia Meloni. E che cosa succede? Lampi, bisogna cacciare quel professore, è un cattivo maestro, ma i cattivi maestri sono altri, sono quelli che in queste ore stanno con Carola, sono quelli che in queste ore non si sentono italiani, non rispettano la Costituzione dove c'è scritto che bisogna difendere i nostri confini. Cacciati, vanno cacciati quei parlamentari del Partito Democratico che sono andati a Lampedusa. Ma la signora Carola, perché poverina, ma poverina un tubo, questa persona deve essere mandata in carcere, deve scontare le condanne per i capi di imputazione dei reati che lei ha commesso a fronte di quello che doveva essere i comportamenti, il rispetto se uno Stato, se una nazione è sovrana. Perché l'ONG non è andata nel porto più vicino e sicuro alla Tunisia? Perché non è andata a Malta? Perché ha puntato dritto sull'Italia? Perché siamo il ventre molle di questa Europa, dove non abbiamo nessuna considerazione, nemmeno dagli scafisti, nemmeno da queste signorine, che forse poverina ha dei problemi, perché è nata ricca, è nata occidentale e si sente in colpa, ma allora vada dallo psicanalista e non se la prenda, facendo praticamente quello che io considero un atto di guerra. E allora basta con questo buonismo. Abbiamo i parlamentari del PD che vanno in soccorso Carola, abbiamo tutti i grandi giornaloni, Repubblica addirittura che fa la colletta, ma la facesse la colletta per i nostri poveri italiani, per i nostri pensionati sociali che crepano di fame, non per questa gente miliardaria, per citarne uno come Soros, che forse per espiare i suoi peccati fa il filantropo, ma il filantropo di che? Che poi a noi invece mettono in atto questa distruzione intellettuale. E allora voglio dire, amici, facciamoci sentire, perché non è possibile continuare in questo modo. Non è possibile dividersi tra buonisti e cattivisti. Noi non siamo i cattivisti, siamo quelli che pensiamo che salvare una vita vuol dire salvare il mondo. È per questo che vogliamo il blocco navale ed è per questo che non vogliamo più far partire queste navi, perché vogliamo difendere anche la vita umana e c'è solo un modo. Fermarli, non farli partire. Questo è il mio pensiero e questo è il pensiero che volevo dirti. E vorrei sapere, ma voi da che parte state?